Allora, bentornati, siamo in compagnia di Michela Frare. Ciao. Salve. Michela. Salve a tutti. Ciao, ciao. Allora, come promesso e come d'accordo, Michela ci insegnerà a disegnare i personaggi Disney. Sì. E, siccome volendo, di personaggi Disney sono tanti, di cose da disegnare ce ne sarebbero tantissime, avevamo chiesto a Michela di preparare tre tavole simboliche, non perché poi dobbiamo esattamente fare quelle, ma per permettervi di scegliere tra queste tre quale volete, che quale preferite che ci insegni a disegnare. E quindi chiederei alla regia di mandare subito un'immagine con le tre tavole preparate da Michela per lanciare un sondaggio e far scegliere a voi quale preferite provare a disegnare insieme. Io nel frattempo mi sposto dall'altra parte in modo tale che quando inizieremo a disegnare sarò dalla parte giusta per farvi vedere che cosa fa Michela e per seguire le sue indicazioni. Allora, il sondaggio è partito nel frattempo. Bene. E adesso vediamo cosa dicono. Io ovviamente ho questo scelto... nel frattempo vedi come vedono i partecipanti. Perfetto. E tra poco vediamo anche il sondaggio cosa dice. Provate a mostrarci intanto già in questo momento i primi siamo... risultati. Allora, vediamo un po' qual... mi sembra che sia però abbastanza uniformemente distribuiti i voti, però sta prevalendo quella centrale. Quella con il delfino di Pippo. Quella con il delfino e Pippo, effettivamente è molto molto simpatica. Bene. Quindi l'immagine prototipo, diciamo, è questa qua che vediamo qui. Perfetto. E adesso ascoltiamo che cosa ci suggerisce Michela per iniziare proprio ad affrontare il disegno di un personaggio Disney. Intanto, se ogni tanto vuoi fare anche tu delle domande ai partecipanti, ovviamente sì, puoi certo. Farle come hai visto che facevo io adesso. Beh, sicuramente posso chiedere se sono innamorati anche loro del disegno, se amano disegnare o se preferiscono colorare. Qual è la parte, diciamo, del fumetto che più può piacere ai bambini? Perché penso che tutti i bambini amino. Allora, diamogli delle alternative. Tu dici sì. Tra disegnare e colorare o ci sono anche altre fasi? C'è anche un'altra fase nel fumetto che però non sempre viene presa, diciamo, molto in considerazione, o meglio, passa un po' più inosservata, che è la fase dell'inchiostrazione, cioè dopo il disegno che oggi faremo ci sarà il ripasso della matita con un pennarello nero nel caso di oggi, per dare una bella definizione al disegno, per poi dopo passare al colore. Allora glielo chiediamo, quindi tre pulsanti, giallo, verde e rosso, con il giallo se preferite la fase del disegno a matita. Con il verde, se preferite il ripasso con il pennarello che marca bene i contorni, e con il rosso, se invece preferite colorare i disegni. Vediamo che cosa ne pensate. Nel frattempo. Tanto le faremo tutte e tre, però. Comunque... Tutte e tre riusciamo a farle, sì, io non ci credo. Finché non ho visto, non ci credo, perché a me già sembra incredibile riuscire a farne una. Allora, vediamo come riesco a inquadrarti, direi piuttosto bene. Così mi vedi, no? Se vado. Sì, sì. Ok, io la tengo sotto, così è più facile anche per loro. Perfetto. Allora. Come si sa, i disegni nascono da forme geometriche, per cui si possono. Scusa, chiedo l'esito del sondaggio. Regia, mi sentite? Oggi ho il collegamento con la regia che è particolarmente difficoltoso, è più difficile parlare con loro che fare la diretta. Ah, sono contese, quindi piacciono più o meno le stesse cose, però sta vincendo il giallo e quindi la parte del disegno a matita, però bravi, non avrei detto. Bene, se avessi dovuto scommettere non avrei scommesso sul giallo. Allora, Michela, dici pure. Sì, prendo un foglio a parte. Sì, e quindi intanto anche a chi ci ascolta diciamo sì. Di prendere un foglio e una matita per iniziare. Esatto. Benissimo. E, come dicevo, i disegni comunque si basano di partenza su forme geometriche che aiutano e facilitano il compito poi anche del disegnatore. Per cui riuscire a tradurre un'immagine e semplificarla con delle forme geometriche è fondamentale e semplifica appunto il lavoro. Se io adesso disegnassi un cerchio e poi un altro cerchio e poi un altro cerchio ancora, già potrebbe essere riconoscibile un qualcosa. Secondo vediamo voi... Vediamo che cosa... Esatto. Allora, servono di nuovo i tre pulsanti, quindi chiediamo se quello che è già riconoscibile, che alternative diamo? Beh, potrebbe essere Paperino. Allora, con il giallo Paperino. Potrebbe essere Pippo.
Con il verde Pippo. Oppure potrebbe essere Topolino. Con il rosso Topolino. Mentre aspettiamo che sì. ci rispondano, tu vai pure avanti. Quando c'è l'esito dalla regia me lo dite e io poi lo riferisco. Sì, certo. E come avete visto, con tre piccoli cerchi si può riuscire a sintetizzare quello che sarà un personaggio Disney molto molto famoso, per cui le forme sono fondamentali. Adesso, non appena poi avremo il sondaggio e sappiamo Ma tu prosegui pure, esatto. prosegui pure perché c'è anche un piccolo ritardo per cui... Esatto, possiamo cominciare a fare il nostro disegno, però era fondamentale spiegare anche un attimino velocemente il discorso certo. delle forme. Avete scelto di fare Pippo subacqueo, che è questo qua. Nel frattempo hanno ovviamente riconosciuto Topolino. Perfetto. E Pippo ha delle forme diverse da Topolino, rispetto sempre dal punto di vista geometrico. La testa di Pippo non è un cerchio perfetto come quella di Topolino, ma potrebbe essere una sorta di nocciolina. E quindi noi si comincia con una piccola nocciolina. Ah, guardate, quindi la testa di Pippo assomiglia a una nocciolina. Esatto. Il corpo, anche quello può sembrare, perché Pippo è lungo, una sorta di nocciolina un po' più lunga, di un fagiolino, a seconda di come vi piace, diciamo, scegliere la forma. E gliela facciamo partire qui dopo la testa. E abbiamo questa forma qui. È vero che sembrano noccioline composte di dimensioni sì, diverse. Sì, esatto. E già stiamo cominciando a dare Aspetta una forma. Aspetta che la rappresento, una, sì. lo faccio vedere un attimo dritto, scusami. Sì, 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 sì. Rispetto all'inquadratura che sto facendo. Eccolo qua. Se vuoi provo a lavorare un po' in diagonale così. Ma vedi tu, adesso non voglio costringerti a fare una cosa troppo innaturale. Allora, quindi abbiamo già stabilito la testa e più o meno la proporzione del corpo. Adesso gli andiamo a mettere le braccia e le gambe. Quindi orientativamente qui ci sono le spalle. Si fanno dei piccoli cerchietti per individuarle. Ah, questo come, è importante perché aiuto. Io quando provavo a disegnare qualcosa di antropomorfo, cioè a forma umana, avevo sempre il problema di dove mettere le braccia. Ma è sempre difficile. Quindi questa è la, diciamo, ipoteticamente per noi nella nostra testa sì, è l'attaccatura delle spalle e qui diciamo troviamo il bacino di Pippo con la coscia. Ok. Possiamo fare dei tubi così per aiutarci, insomma, per fare le braccia. Le mani generalmente si cominciano con una pallina, ok? Poi dopo si va a definire tutto meglio. Certo, certo. Qui mettiamo l'altro braccio. E qui adesso facciamo partire le gambette, le cosce, il polpaccetto, quindi facciamo la gambina piegata. Quindi, allora, adesso un attimo che guardiamo che cosa abbiamo già fatto, o meglio che cosa sì. tu hai già fatto, e poi diamo un attimo qualche indicazione ancora a chi lo sta facendo insieme a noi, perché lo riesca a fare bene. Sì. Quindi abbiamo, io parlo al plurale come se stessi facendo qualcosa. Stai partecipando. Allora, hai disegnato una nocciolina piccola e sì. una nocciolina grande che si appoggiano tra di loro per il punto più stretto, diciamo. Sì, perché qui in teoria c'è il collo, sì, certo. no? Che non hai rappresentato, cosa importante. No, in questo caso no, però Benissimo. Perché nella posizione sì, sì, si sì. vede un po' meno qui. Poi hai individuato i punti da cui partono idealmente le braccia e le gambe. Esatto. E ovviamente soltanto dalla parte che si vede. Sì. Ma avendolo fatto qua, idealmente tu indichi già una sì, linea che ci dice ci dove sarà poi esatto. l'altro braccio. E di qua analogamente ci sarebbe una gamba esatto. chiaramente dall'altra parte. Che partirebbe più o meno a questa altezza. Poi hai disegnato per primo il braccio che si vede sì. e l'hai fatto con due specie di tubi che sì. si incrociano nel gomito. E poi hai fatto la stessa cosa per la gamba che però va più assottigliandosi. Esatto. Benissimo. E quelle dalla parte opposta le hai fatte appunto idealmente qui. Perché comunque abbastanza si vedeva anche il braccio destro, mentre sì. la gamba destra praticamente è un po' più nascosta perché è rannicchiata. Resta nascosta e si vede pochissimo. Esatto. Molto bene. Adesso andiamo a fare anche l'altra mano, quindi facciamo intanto una pallina che è qua, che poi andremo a definire bene. Sì. E i piedi, ovviamente stanno nuotando, quindi in questo caso ha le pinne.
tutti quanti voi penso che andate al mare l'estate e vi divertite a nuotare, magari anche a fare un po' di subacquea o snorkeling, che adesso piace tanto. Andiamo a disegnare le pinne, che sono con una forma un po' particolare, però molto riconoscibile. E ora andiamo piano piano a dare i particolari. Intanto possiamo fare il giro vita di Pippo, orientativamente qua. Ah, anche questo è interessante, perché sì. Quindi questa nocciolina è un volume. Esatto. E quindi con quello che adesso Michela ha disegnato è come se individuassimo la cintura. Esatto. Come se avesse i pantaloni e quella fosse la cintura, e questo ci serve a capire qual è di questa nocciolina il busto e qual è invece il bacino. Esatto, e proprio come hai detto tu, siccome sono dei volumi, hanno una forma tridimensionale. Ideologicamente, quando noi poi andiamo a fare la testa, dobbiamo immaginare una linea che attraversa, in questo caso Pippo sta guardando di tre quarti, no? Qui abbiamo sì. Il disegnino già fatto, guardate. Che ci può aiutare. Pippo sta guardando di tre quarti alla sua destra, quindi orientativamente questa linea sarà qua, che sarà la linea di divisione anche tra gli occhi, mi aiuta a dividere l'emisfero della testa di Pippo. Sì. Poi Pippo ha un naso un po' particolare, un po' prominente, e quindi andiamo a cominciare ad appoggiarglielo sopra con il suo muso. Pippo è un cane, no? Voi lo sapete, vero? Sì, 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 io sì. Ecco. E poi iniziamo a fargli i peletti sul musetto, e qui gli attacchiamo il boccaglio perché Pippo sta sott'acqua, sennò poverino affoga. Se non respira. Quindi quello che stai disegnando adesso non è parte del disegno no. di Pippo, ma è già un oggetto un che adesso oggetto, ha, sì. Come prima gli hai disegnato le pinne, adesso esatto. Ha il boccaglio. Visto che stiamo facendo qui la parte del muso, gli appoggio già questa. Benissimo. Nel momento in cui abbiamo tracciato la linea che separa diciamo, l'emisfero di Pippo, iniziamo a vedere dove posizionare gli occhi. Più o meno li possiamo mettere a questa altezza qua. Quindi disegni prima le pupille. Sì. Pippo ha solo le pupille in realtà, perché la testa di Pippo ha questa, diciamo, qui ha una divisione tipo topolino. Sì, 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 sì. Un po' l'attaccatura esatto. dei capelli, come e poi, se fosse. Esatto, un'altra cosa importante è che ha Pippo, alla fine della testa, qua sul cranio, ha un piccolo, chiamiamolo bozzo. No? È vero, questo piccolo che in effetti certi cani hanno. Esatto. E quindi questo va disegnato assolutamente. E poi gli mettiamo le orecchiette a Pippo. Pippo ha queste belle orecchie lunghe da cane. Ecco qua. Ed ecco qui le orecchiette. Mettiamo anche i ciuffetti. E queste le orecchie, diciamo che a seconda della situazione esatto. ovviamente vanno... Qui fluttuano. Esatto, qui fluttuano. Perché stanno in acqua. E adesso andiamo a mettere i dettagli. E questo devo dire che il fatto che le orecchie fluttuino aiuta molto a capire che siamo sott'acqua. Esatto. Ora andiamo a disegnare la maschera, così l'aiutiamo a vedere meglio. Allora, guarda, ho bisogno di inquadrare un attimo il sì. disegno e di fermarci un secondo sì, sì. a ripassare... mentalmente tutto quello che abbiamo fatto, per cui ti chiederei di descrivere sì. le fasi che hai fatto fin qua mentre inquadro il disegno così come è definito fino adesso. Allora, abbiamo iniziato con la prima nocciolina, che è sì. quella della testa sì. alla quale poi abbiamo collegato quella del corpo più sì. grande, perché Pippo appunto è alto, e poi idealmente abbiamo cercato di individuare quelli che sono i punti di partenza per le spalle e per le anche, per sì. poi posizionare correttamente le braccia e le gambe. Nel momento in cui abbiamo individuato i punti, abbiamo, diciamo, disegnato questa sorta di tubo, che saranno poi dopo le braccia che verranno definite meglio, una pallina all'estremità, che sarà il posto destinato poi alle mani, e poi abbiamo disegnato le gambine con sì. l'aggiunta delle pinne. Dopodiché siamo tornati sul viso di Pippo e abbiamo cominciato a mettere qualche dettaglio. Abbiamo fatto una linea mediana che ci aiuta a dividere l'emisfero della testa per, diciamo, anche dargli un'espressione e per scegliere la posizione che avrà. In questo caso è una posizione più di tre quarti e non sì. è un frontale. Poi abbiamo posizionato la nocciolina che ha Pippo in testa con le orecchiette e piano piano abbiamo cominciato a disegnare il muso. Adesso che abbiamo stabilito più o meno i volumi principali, andiamo nel dettaglio, quindi inizieremo a disegnare per bene il viso, il muso, le mani e tutto quello che abbiamo lasciato accennato in questa prima fase del disegno. Perfetto. Altra cosa, poi gli abbiamo fatto già anche un primo posizionamento della cinta.
Benissimo. Allora, adesso andiamo a fare le cose più nel dettaglio. Quindi iniziamo con l'aggiunta della maschera. Quindi possiamo mettere questa bella maschera qua, Pippo. Ecco qua. Quindi la maschera la fai con una doppia riga? Sì, il bordino, perché si sa che poi generalmente è anche colorato. Poi c'è la parte questa qui che mi sembra sia di silicone, che serve a non far entrare l'acqua. Ah, ah. Poi gli mettiamo ovviamente il cinturino. Allora, questa, scusa, quella che stai dicendo è un'altra cosa che secondo me è molto utile per chi disegna. Cioè, scusa, sto sbagliando inquadratura, scusate da casa. Dicevo, la cosa molto importante è pensare che quello che fate ha un significato. Per cui, ad esempio, quello che prima Michela diceva, cioè la maschera deve avere anche il bordino in silicone perché sennò entra l'acqua, in realtà aiuta a ricordarsi che se la fate troppo sottile non sembra una maschera. Se invece fate il doppio bordino, assomiglia proprio a una maschera già il fatto che abbiate fatto i due cerchi uno dentro l'altro. Esatto. Questa parte qua ovviamente è all'interno della maschera. E qui c'è il viso di Pippo, che inizia ad essere un po' più riconoscibile. Sì. Poi Pippo qui ha le guancette generalmente, no? Qui c'è la parte del muso che si va a collegare al collo. Qui abbiamo detto c'è il nostro naso, eccolo qua, che possiamo anche già, se volete, riempire di nero con la matita. E stiamo andando piano. Aspetta, piano. Che nel riempire di nero l'hai riempito tutto. Ah, hai ragione, c'è il trucco. Allora, guardate. Allora, in realtà possiamo lasciare questa piccola ovale bianco che è la luce del naso, una lucetta che si mette come vezzo per rendere più carino il disegno. E volendo si può mettere anche negli occhietti. Per cui io adesso qua l'ho fatti tutti neri, però con la gomma posso andare a liberare un po' di spazio qua sopra. E quindi quando vado a ripassare l'occhio lasciare anche qua un pallino di luce. Ovviamente la mia matita non mi aiuta, ma sì. Ecco, volendo si può fare questo. Poi vedete adesso come già è espressivo, eh? Sì, sono venuti anche un po' grandi, magari li possiamo fare un po' più piccolini dopo quando andiamo a fare nel dettaglio. Magari ha visto qualcosa che lo stupisce. Ah, sicuramente. Dopodiché iniziamo a definire qualcosina che abbiamo lasciato qua più abbozzato. Allora, qui abbiamo le braccia di Pippo, possiamo già cominciare a mettere anche una pieghetta qui volendo, se ci piace l'idea di fargli un pochino il verso della tuta, perché lui chiaramente ha la tuta subacquea. Qui ha un polsino che adesso gli possiamo mettere nel disegno che avevamo immaginato. Possiamo andare a cancellare un po' sotto la parte del polso. Quindi è importante fare a matita il primo disegno, perché ad esempio se dopo aver fatto la forma del corpo dovete mettergli addosso un abbigliamento che in qualche modo è più ingombrante della prima forma, cancellate il disegno sotto che indica il corpo senza l'abbigliamento. Poi avevamo detto che qui c'era la mano e che si inizia a fare con una sfera. A questa sfera adesso cominciamo a dare una forma, possiamo mettere il pollicione di Pippo in questo modo. Vedete, la sfera ci aiuta ad appoggiare poi gli elementi. Poi qui ci mettiamo l'indice, perché lui adesso gli disegneremo in mano una tabellina o qualcosa. Il medio e il mignolo, perché loro hanno solo tre dita. E questa è un'altra cosa molto importante di molti personaggi dei fumetti, che hanno non cinque ma quattro dita. Sì, è una cosa. Perché verrebbero paradossalmente molto meno realistiche se ne provassero a disegnare cinque. Molto meno fumettistiche, diciamo. Diciamo che può rendere più simpatico il personaggio in questo caso. Qui adesso noi gli disegneremo una matita in mano, una penna o qualcosa. Quindi iniziamo col pollicione, l'indice. Le altre dita, e qua gli andiamo a mettere una bella penna, un pennarellone. È un pennarellone speciale perché sott'acqua scrivere è un po' complicato, però. Sì. Ecco qua. E poi andiamo a definire bene il braccio che già avevamo un po' abbozzato. E penso che però lo facciano di scrivere sott'acqua effettivamente. Penso di sì, hanno ormai. Sì, perché penso sia gli archeologi e probabilmente anche i biologi marini. Dopo magari chiediamo a Roberto se i biologi marini quando fanno le immersioni prendono appunti, ma immagino adesso di sì. Adesso qua gli possiamo mettere un bel colletto, perché c'è giustamente la tuta. E qui definiamo meglio il petto,
Come avevo detto prima che c'è una linea mediana, la possiamo immaginare anche qua. Il corpo di Pippo è comunque tridimensionale e qui c'è questa linea che taglierebbe a metà il corpo se fosse dritto, no? Quindi adesso noi ce l'abbiamo di tre quarti, però idealmente è questa che ti fa capire lo spazio, no? Anche del petto. Poi il nostro Pippo sta nuotando sott'acqua, ha tutto pronto per nuotare e per respirare con il respiratore, ma gli manca la bombola, andiamo a mettergliela, se no fa fatica. E la bombola ha questa forma qui, di una sorta di cilindro un pochino più stretto. Anche qua possiamo fargli questo. Ci sarà sicuramente una parte con delle valvole qua che serviranno per far respirare e far passare l'ossigeno, quindi gliele possiamo appoggiare. Colleghiamo questo bel boccaglio con un tubo alla bombola, così l'aria passa. E gli mettiamo anche una bretellina, se no più. Vedete, anche qui serve del realismo. Eh sì. Per pensare che la bombola deve stare appoggiata in qualche modo. E qui il nostro Pippo già inizia ad essere per metà più formato. Poi si può sempre andare a mettere sempre più dettagli. Qui abbiamo la cinta di Pippo e immaginiamo che possa avere una cintura, qualcosa, magari la sua tuta ha una cintura che si chiude. E adesso andiamo a definire meglio le gambe. Anche qua possiamo fare questo aggancio. Lo giro un pochino così questo aggancio, vediamo che è meglio. Grazie, sì. Questo aggancio è importante sempre perché è una tuta e quindi. Esatto. Ecco qui che iniziamo ad andare a una definizione maggiore. Adesso andiamo sulla pinna, quindi ripassiamo con un pochino più di forza, diciamo, il disegno che avevamo appoggiato sotto. Le pinne generalmente qui hanno questo gioco. È vero. E hanno degli spessorini anche loro, perché è tutto tridimensionale, qui si può fare questa sì. cosa. Oh, che guardate, è un anche questo, artistico. Guardate come, vedete, in un attimo, una cosa che prima non sembrava tridimensionale è diventata tridimensionale grazie a quel segno che ha fatto adesso Michela. Poi possiamo andare a finire meglio un pochino le orecchie. Se volete le potete riempire di nero con la matita, leggero leggero, se vi piace l'idea di vedere il disegno assumere una cosa completamente diversa. Sì. E andiamo a fare l'altra gambetta. Questo me lo dovrò riguardare piano piano e provarci. Le forme che abbiamo dato in precedenza sono quasi, diciamo, quelle definitive. Sì. Ci aiutano molto poi, però ci hanno preparato il terreno per arrivare alla definizione. E devo dire anche a chi ci ascolta, qualora non riusciste a seguire quello che fa Michela, la stessa velocità a cui lo fa Michela, state tranquilli perché tutto questo video lo potete rivedere poi con calma e quindi il disegno lo potete completare anche in un secondo momento. E l'altra cosa che vi deve dare la certezza di riuscire poi a farlo è che anche le tavole originali che prima avete scelto sono a vostra disposizione e quindi potrete prenderle, stamparle, usarle per tenerle sotto come base, per copiarle oppure semplicemente per colorarle se volete colorare direttamente le sue. E anche per ripassarle, direi, perché comunque sono tavole sì, praticamente sì. con un segno a matita, non ancora con un segno a pennarello. Allora, nel mentre che tu parlavi, io ho disegnato una tavoletta, perché Pippo, poverino, starà scrivendo qualcosa, ma dobbiamo dargli un supporto sul quale sì. scrivere. Abbiamo fatto uno spessorino per far vedere appunto che c'è solidità, e adesso se volete vi potete divertire a scrivere qualcosa al posto di Pippo. Ah, giusto. E qui ci siamo. E Pippo in questo momento è abbastanza definito. Poi andremo a sistemarlo ancora di più. Possiamo dargli un contesto, disegnare qualcosa accanto a lui per dargli, diciamo, un inquadramento, per vedere dove si trova. Vogliamo chiedere che cosa disegnare? Sì. Allora, che cosa potrebbero disegnare, visto che siamo ovviamente siamo in acqua? Esatto. Abbiamo visto oggi talmente tanti pesci e talmente tante specie che si trovano sott'acqua. Eh sì. Che si può decidere. Allora, vediamo un po', tre pulsanti.
Sì. Con il allora io direi con il giallo chiediamo delle alghe. Sì. Con il verde chiediamo dei pesci. Mm-hmm. E con il rosso chiediamo dei mammiferi. Hai anche dei mammiferi da disegnare? Beh, volendo c'è il delfino che è sempre un amico, sì, dell'uomo. Esatto, esatto. Non volevo svelare che fosse un delfino, ma guardate. Poi se volete disegnare qualcos'altro, Michela, sì, lo disegna. Abbiamo anche l'amico calamaro. L'amico calamaro. Che è famoso dentro il libro di Generazione Oceano. Ah, allora... non posso cambiare il sondaggio mentre in corso, non è bello, non è bello. No. Però... se avanza tempo lo disegniamo a parte. Dai, va bene. Allora, c'è? Vediamo allora cosa disegna per prima e vediamo. Poi casomai ci mettiamo l'amico calamaro che mi piace molto. Allora, sta vincendo il verde che erano pesci, direi. Quindi partiamo da un pesciolino. Partiamo da un pesciolino, va benissimo. Allora, dove lo disegniamo? Glielo facciamo, visto che lui sta guardando di qua, glielo possiamo mettere qui frontale, perché lui sta guardando qualcosa e intanto scribacchia. Giusto. Vediamo cosa sta guardando. Allora, per fare i pesciolini servono delle forme geometriche molto semplici, in realtà. Potremmo disegnare una goccia. Quindi si parte con una forma di goccia. A questa forma di goccia possiamo dare, come sempre, la linea mediana e ci possiamo attaccare una coda che può essere un ventaglio, diciamo, come forma. Okay. Non saprei. Sì. Le varie branchie, le pinne, le pinnette, che poi le pinne e sono dei triangolini. Sì. Delle forme che potete dare come più vi piace, potete, in realtà, giusto, potete sbizzarrirvi. Avete visto quanti tipi di pesci ci sono? Oggi ne abbiamo visti talmente tanti che, esatto, quale pesciolino disegnare potete sceglierlo voi. Ecco. Però la cosa importante è che tu ci dica come renderlo fumettistico. Esatto. Cioè come, allora, abbiamo fatto la goccia, abbiamo fatto una linea mediana, possiamo dargli un'altra linea che è come una mezzaluna, che può individuare, diciamo, la parte poi del viso. Sì. E a questa altezza qua possiamo attaccarci l'altra piccola pinnetta che loro, sì, hanno. Chi vuole può anche disegnare Nemo, se piace Nemo. Ecco qua. E poi questa linea ci aiuta a definire dove mettere gli occhi. Uno lo possiamo mettere qua, l'altro ovviamente dall'altro lato. E poi qua facciamo partire, volendo si può fare in realtà un'altra linea, che è questa qua che taglia da quest'altro verso, sì, la sfera, che ci aiuta a posizionare il naso. Io prima con Pippo non l'ho fatta, però si fa generalmente, aiuta. Che è più o meno a metà. È più o meno a metà, sì. E da qui, si, diciamo, dove c'è l'incrocio tra, sì, le due linee, parte l'attaccatura del naso. E quindi qui possiamo mettere il musetto del pesce. Facciamo che sorride a Pippo. Eccolo qua. E gli disegniamo anche a lui le pupille. Facciamo che si stanno guardando. Wow, che carino. E gli mettiamo le sopracciglia, che dà più espressione. Poi, non lo so, volete che sia un maschietto o una femminuccia il pesciolino? Non so se vuoi far partire un altro sondaggio, oppure ognuno lo renderà come tale. Allora, proviamo. Maschietto o femminuccia? Vediamo. Due pulsanti. Giallo maschietto, rosso femminuccia. Vediamo. Vediamo come si fa a far capire se è un maschio o una femmina. Qui ne possiamo mettere un altro di pesciolino. Intanto ne facciamo un altro. Meglio, Michela ne fa un altro, così ci fa vedere sia il maschio che la femmina, direi. Poi decidiamo, sì, se quello che sta guardando Pippo debba essere un maschietto o una femmina. Qui possiamo fare un altro tipo di pesce proprio, rispetto a quello di prima. Sì. Facciamo un altro tipo. Se lo contendono, secondo me, perché i maschi stanno dicendo maschio e le femmine stanno dicendo femmina. Ma poi, femmina, sì, ognuno poi lo fa come vuole. Tanto, esatto, basta fare una piccola variazione per renderlo femminuccia rispetto al maschietto. Quindi dopo lo spiego e chi vuole lo fa, okay, tale. Benissimo. Intanto qui stiamo disegnando un altro pesciolino. Questo qui lo mettiamo più di profilo, quindi facciamo partire qua il musetto. Ah, proprio patta, 50 e 50, quindi bisogna che fai un maschietto e una femminuccia. Benissimo. Quindi abbiamo... così vediamo come si fa a caratterizzarli. Esatto. Intanto stiamo facendo un altro pesciolino. Allora, possiamo farne uno maschio e uno femmina, così accontentiamo, vai, tutti, sì, e due. Esatto. Questo qua lo lasciamo maschietto, allora. Sì. E quest'altro invece sarà una femminuccia. Ok. Attacchiamo le branchie. Alla fine ha vinto femminuccia. Allora, per farlo diventare una femminuccia basta mettergli le ciglia. Ecco qua, che subito lo identifica più come una femminuccia.
rispetto a lui che non ce le ha. È vero, quindi basta davvero pochissimo. Sì. Guardate, tre segnetti. Sì, sono tre piccoli segnetti che potete posizionare Ottimo. Sull'occhio. E quindi abbiamo disegnato i pesciolini. Facciamogli anche le bollicine. Che allora, qui. Senti, io ti propongo di fare questo. Sì. Siccome mi piacerebbe far vedere, cioè mi piacerebbe moltissimo completare il disegno sì. e restare qui a disegnare, però vorrei che mostrassimo tutte le fasi Perfetto. Di cui prima parlavamo. Per cui io ti chiederei ci di passare alla qua. Seconda fase. Questo okay. vuol dire, per chi ci ascolta, che anche se non ha ultimato il disegno o non l'ha portato fino a questo punto, potrebbe adesso, seguendo le indicazioni di Michela, provare a passare alla seconda fase. Per cui serve che cosa? Un pennarello? Servirà un pennarello. Un pennarello sì. nero. Un pennarello nero. Se avete la gomma pane, che avevo chiesto di prendere, però insomma non è fondamentale, okay, però se avete la gomma pane, la fate diventare un cilindrino così. Ah, ma pensa. E ci passate sopra rullandola, piano piano, che alleggerisce di poco il disegno che abbiamo fatto, senza portarsi ah, via tutto. Questa è una bella tecnica. Questo è un trucco che usiamo noi fumettisti quando dalla matita. Perché questo? Perché la grafite della matita è grassa e dopo quando noi ci andiamo sopra potrebbe non attaccare bene il pennarello. Ah, questo è un bellissimo trucco, caso, quindi è sì. un bellissimo trucco, per cui è molto utile la gomma pane, non si può fare con una gomma normale. Sì, perché la gomma normale poi ti porta via proprio tutto il cioè disegno. Cioè un rullo non riesce a farlo. Esatto. Allora noi abbiamo il nostro bel Pippo e quindi cominciamo ad andare a fare con il pennarello il ripasso. Altro non è che una sorta di ricalco. Sì. Ok, quindi cominciamo. Ovviamente sulla base di quanto pigiate voi sul pennarello può venire più o meno spesso il segno. Io inizio dal musetto qua. Ti do fastidio, eh? Non ti preoccupare, no, tanto. Però. Questa. Ecco qui. La guancia di Pippo. Ora si vedrà meglio la lucetta negli occhi. Lo giro un attimino per praticità, eh? Sì. Potete farlo anche voi, perché è più comodo a volte. Tanto noi vediamo Pippo sotto sopra, ma tanto in acqua si può stare per tutti i versi. Ah sì. Stiamo rifacendo la nostra bella maschera. Qui andiamo ad attaccare le nostre belle orecchie. Le facciamo già nere. Cambia molto, eh? Eh sì. In questo momento noi lo stiamo inchiostrando il nostro disegno. Qui andiamo a mettere i Quindi puntini. Questa fase di ripasso col pennarello si chiama inchiostratura? Inchiostrazione. È inchiostrazione. Sì. Colletto. Andiamo a fare il nostro petto di Pippo. Ovviamente le linee mediane, quelle che abbiamo tracciato prima, non servono, servivano per la costruzione del disegno. Per cui certo. andiamo a fare le linee principali. Ah, giusto, dobbiamo ricordarci di non ripassare quelle che sì. erano solo linee di costruzione. Esatto. Poi ripeto, si possono sempre aggiungere dei dettagli anche dopo che abbiamo fatto l'inchiostrazione, perché siamo sempre noi gli autori del disegno, per cui se ci rendiamo conto che può stare carino aggiungere un qualcosa, certo. lo facciamo. Per esempio, quindi sulla manica noi potremmo aggiungere una bella riga, Mm-mm. che poi andiamo a colorare diversamente. Ah, bello. Sì. Qui ci mettiamo un'altra spallina della bombola. Sì. Poi faccio ridere. Allora, la nostra penna.
Ridere o piangere, dipende da Massimo Troisi, da... aspetto che il professore qui sta parlando. Va bene, Max, io... Ecco, qua il matitone. Andiamo qua a definire il boccaglio. Benissimo. Questo originariamente quando lo faccio io durante una lavorazione si esegue, una volta si eseguiva con il pennello e l'inchiostro di china. Col pennello? Col pennello, sì. Dai, davvero? Quando veniva richiesto, diciamo, in tradizionale a mano, si faceva con china e pennello. Adesso Accidenti. È tutto digitalizzato, per cui si sì, lavora sì. su di un monitor con la penna grafica e quindi... Comunque, quindi è utile per questa cosa avere dei... pennarelli che abbiano la punta come un pennello, cioè la sarebbe punta... sì, più diciamo simile, aiuterebbe a renderlo più sì, sì, diciamo, quindi una punta sì. un po' flessibile che sì. è a punta vera, non, esatto. non stondata. Esatto. Il nostro Pippo intanto sta prendendo definizione. Sì. È proprio lui, eh. Io sto cercando di andare veloce per Brava, diciamo, brava, sì, bisogna perché poi il tempo. È comunque una cosa che serve a dare un'idea di cose che poi hanno tutto il sì. tempo di rifare con calma. Però sì. intanto è utile vedertele fare perché, come avete visto, al di là del seguire le istruzioni che ci sta dando, i consigli, però è molto utile veder disegnare. Cioè, vedendo disegnare, anche se lei non ci avesse detto nulla, avremmo capito molte cose in più di come si disegnano questi personaggi. Che non semplicemente vedendoli già disegnati, che sembra davvero impossibile poterli questo rifare. Potendo potete già farlo nero, perché si sa che il piedino di Pippo è nero, no? Ah. Ops. Andiamo qui sulla mano. Guardate anche la plasticità delle mani come è importante per dare realismo. Loro hanno sempre dei guantini e su questi guantini vengono disegnati queste tre lineette. Che sono, diciamo, ah, è vero che hanno sempre dettaglio. I guanti anche perché sì. hanno le mani di colore diverso dal, sì. dal corpo. Esatto. E questo tutti i personaggi Disney? E quelli che sono, diciamo, animali principalmente, perché gli umanoidi, agli umanoidi non vengono disegnati, se non ricordo male. Per cui, siccome quasi sempre sono tutti quanti animali, quelli rappresentati, generalmente hanno tutti i guantini. Sì, sì, sì. Tranne i paperi, perdonami. I paperi non ce l'hanno. Ah, è vero. Il paperino vero, non ce li ha, neanche qui qua, è vero. Loro sono senza. Andiamo a fare le righe qua. Bellissimo. Pippo, eccolo qua. Bellissimo. Allora, io ti direi di adesso non, non inchiostrare i pesciolini e farci vedere come si colora invece. Allora, avete sicuramente le vostre matite. Ognuno può prendere il colore che preferisce. Ah, certo, perché... sono l'altro per la tuta. Esatto, esatto. Beh. Perché generalmente le tute sono scure, sono nere. Però, ragazzi, la bellezza del disegno è che uno può scegliere il colore che preferisce. La vita è colorata. Quindi noi possiamo prendere un azzurrone per fare la tuta di Pippo. Okay. Ah, un'altra cosa, quando avete finito, volendo, in questo caso sì, si prende la gomma sì. e si va a cancellare. Assicuratevi, ah, che, assicuratevi che il pennarello si sia asciugato, se no magari poi dopo giusto. Facciamo questa volta danno. Stai usando una gomma normale. Una gomma normale, sì, perché il pennarello non viene più via. Certo. Però io posso portarmi via tutti i residui della matita che sta sotto. Certo, che altrimenti dopo che hai colorato ovviamente potrebbe dare fastidio, lì. Esatto. Ecco qua. Adesso abbiamo il nostro disegno pulito, pronto ad essere colorato. Quindi con il nostro azzurro iniziamo a colorarci la tuta. Io ho scelto l'azzurro, ma voi potete scegliere il colore che più vi preferisce, vi piace, insomma. Questo qua lo andiamo a fare celeste. Qui possiamo lasciare questa righetta che ho messo io bianca per ora, perché la possiamo fare con un altro colore. Sì. Ok,
Quindi tanto continuiamo con il conto. Chiedo di scegliere il colore di quella righetta. Sì, allora, esatto, così io poi scelgo. Vediamo un po', sempre tre pulsanti e magari usiamo i tre pulsanti per farla proprio del colore del pulsante. Quindi giallo se la volete gialla, verde se la volete verde, rosso se la volete rosso. Intanto stiamo colorando le gambine di Pippo. Bellissimo. Senti, nei fumetti di questo genere la colorazione è uniforme, cioè non si fanno ombre o sfumature? Allora, no, andrebbero fatte in realtà le ombre e le sfumature. Sì, 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 sì. E rende anche il disegno più bello. E si comincia con io ho preso questo azzurro qua, che sarà un azzurro di base. Ovviamente io qui non ho chiuso la pinna, però idealmente la chiudiamo con il colore così, perché la pinna la possiamo fare di un altro colore. E, sì, sì, noi adesso abbiamo dato questo azzurro di base. Io posso tranquillamente prendere un blu più scuro ora e andare a piazzare le ombre. Quindi uno deve pensare più o meno dove possono essere le ombre. Qui ci può essere l'ombra della bombola d'ossigeno e quindi posso andare a fare un po' più scuro questa zona. Nel frattempo ha vinto il verde per la righina. Perfetto, adesso scegliamo un bel verde, glielo applichiamo. E anche questa parte qua possiamo giocare con delle ombre, fare un po' più scura. Chiarissimo. Si può, ecco, giocare in questo modo. Bellissimo. Questa gambina più scura. Andiamo a fare con il verde. L'altro verde brillante direi che dici. Sì, assolutamente. Guarda quanti sì. colori ha Michela. Allora possiamo prendere questo che è bello, bello vivace e brillante, quasi un verde da evidenziatore. Sì, però guardate che bello che è, avete molto scelto bello. Bene, sapete? Sì. Proprio bello. E a questo punto gli facciamo bene. Anche la cinta di questo colore che è bello. Sì, facciamo tutto abbinato. Eccolo qua. E possiamo fargli anche quest'altra parte qui di aggancio. Ecco qua. Ottimo. Mi sembra. Ah no, scusate, ho dimenticato il colletto. Mi era sfuggito. Ecco qua. Pippo ha la sua tuta colorata. Bellissimo. Adesso dobbiamo fare. Allora, guarda Michele, ci dobbiamo avviare a conclusione. Per cui dacci tu gli ultimi consigli, facci vedere gli ultimi tocchi in modo tale che ci serva da spunto per poi fare. Lasciare che proseguano o facciano nei prossimi giorni e riprendano questa attività. Ma guarda, il disegno ormai è già, diciamo, in conclusione, quindi si tratta soltanto di andare a scegliere gli altri colori per dare anche il colore alla pinna, alla maschera, al boccaglio. E Pippo bene o male ha già tutti i dettagli messi. Se poi a fine disegno volete con il pennarello aggiungere altre cose, che ne so, volete andare a mettere qui delle altre chirigori, delle altre cose che possono impreziosire, oppure se volete mettere delle ombre proprio con il pennarello, come in questo caso. Ah sì, bello. Delle cose molto, molto semplici, oppure qui si può fare un giochino di questo tipo che dà un effetto luce, che può dare un effetto luce. Stessa cosa si può fare qua, visto che è una superficie arrotondata e dà sempre un effetto di tridimensionalità. Se poi volete andare a impreziosire di più il pennarello che è in mano Pippo, potete mettergli altre cose, fargli delle altre righe. Sono tutte piccole cose che poi chiaramente avete da completare il disegno con i pesciolini, potete aggiungere i delfini, potete aggiungere una parete rocciosa, quello che volete. Però il disegno tutto sommato è già bello racchiuso in questo. Bellissimo, ce lo sollevi per vederlo insieme a te? Eccolo qua. Ah, bellissimo. Davvero bello. Beh, sono grazie sicura mille. Che i bambini avranno fatto di meglio. Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi, spero vi sia piaciuta. Allora, facciamo così, proviamo a chiedere con tre pulsanti chi è riuscito a farlo. Allora, se mettete i tre pulsanti, io direi, intanto continuo a inquadrare questo perché così aiutiamo chi sta ancora disegnando così, e tu vai pure avanti. Esatto, possiamo scegliere un Allora, direi colore. Con il verde di dirci che avete provato anche voi a fare il disegno e siete soddisfatti di quello che avete fatto. Con il giallo che avete provato a farlo ma siete un po' indietro e dovrete poi rifarlo con calma, e con il rosso che invece non avete ancora provato, avete solo seguito quello che faceva Michela e lo farete in un altro momento. Quindi con il verde se lo avete fatto e siete a buon punto, con il giallo se lo avete solo iniziato e con il rosso se lo farete poi in un altro momento.
Intanto vedo Max che è arrivato e gli chiedo se è anche pronta poi la vostra regia a farci vedere il video. Adesso non subito, poi mi sposterò anch'io. Non subito, poi però se sono pronti, nel senso che passerei a parlare con te senza interrompere questa diretta. Io intanto vado avanti, metto dei colori, sì, bellissimo, così a scelta. Facciamo multicolorato questo Pippo. Più del 50% è verde, quindi vuol dire che hanno non solo hanno provato, ma sono proprio riusciti a fare il disegno. Complimenti. Benissimo. Ragazzi, perché... E il giallo invece? 25% giallo, il 25% invece ci proverà poi calma. Bene. Bellissimo. Possiamo prendere il rosa per fare il musetto di Pippo intanto. Di Pippo, di rosa, se volete colorarlo, solo la parte del muso, gli occhi rimangono bianchi, infatti, la mascherina, sì. Infatti, sai che non mi ricordavo neppure che fosse rosa? Ma perché nei fumetti di Topolino compri rimane tutto bianco, nelle illustrazioni tipo ecco in queste di Generazione Oceano, vero, lui ha il muso rosa e gli occhi invece rimangono bianchi, stesso discorso per il Topolino. Sto facendo molto variopinto. Sentite, nel frattempo vi chiederei alla regia di far partire il sondaggio di gradimento per il laboratorio di fumetto, ma chiedo di non andarsene, quindi fate intanto votare, poi tornate con il video a tutto schermo appena hanno votato. Senti, i guanti invece sono bianchi o sono gialli? I guanti generalmente sono bianchi. Però li potete fare come volete, cioè alla fine il disegno è personalizzato dai bambini, per cui... Questo sì, però a noi in questo caso certo, ci piace che il disegno ci ricordi proprio il più possibile i fumetti che siamo abituati a vedere, perché dà più soddisfazione in questo caso riuscire a riprodurli che essere originali, almeno a me. I guanti sono bianchi, tendenzialmente sono sempre bianchi. Tanti anni fa li hanno disegnati anche gialli nei fumetti, però ormai è bianco, è rimasto bianco. Le bretelle di che colore le facciamo? Le verdi bretelle, come la cinta? Facciamo le verdi, dai. Perfetto. Esito. Gianmarco. Visto che i guanti sono bianchi si possono fare le ombre con il grigio. È piaciuto tantissimo il laboratorio di fumetto. Ottimo, contenta. Mi fa molto piacere. Mi fa piacere perché non avevo dubbi, ma temevo che le mie riprese non fossero gradite, perché mi rendevo conto di non star facendo delle riprese degne di quello che stavi facendo. No, sono sicura che è andato benissimo. Qui ho messo delle ombre sul guantino, visto che è tutto bianco, per dare un effetto ombra. Bellissimo, bellissimo. E senti, ti chiedo allora un'ultima cosa, mentre aspettiamo Max, se ci fai vedere come si fa lo sfondo. Sì, allora riprendiamo la matita, orientativamente possiamo mettere qua, diciamo, qui andiamo molto a gusto. Possiamo mettere una parete rocciosa, un fondale marino. Sì. Possiamo mettere questa qua che sta facendo. Benissimo. E poi disegniamo qui delle piccole linee che aiutano a dare tridimensionalità sempre e a fare poi anche tutte le increspature che possono avere le rocce. Sì. Poi avevamo detto di mettere qualche pianta subacquea. Sì.
Però ti vorrei chiedere anche un'altra cosa, perché questo poi a fantasia, diciamo, possono davvero prendere spunto da tutto quello che hanno visto oggi nell'acquario e nel museo. Ma come si fa a colorare lo sfondo? Cioè, perché è uno spazio molto ampio da riempire e immagino che non si proceda esattamente come hai fatto per gli spazi più piccoli. No, in realtà sì, la procedura è sempre quella, soltanto che essendo più ampia uno deve essere un po' più paziente e meticoloso nel fare le cose. Si può prendere un bel marrone, tanto ancora abbiamo un pochino di tempo nel mentre. Io magari disegnando, colorando con la matita, a volte la metto un pochino così, diciamo, obliqua. Ah, quindi obliqua. Questo si può fare però, sì, perché sì, questo qua aiuta per riempire così grossi aiuta, spazi. Esatto, a dare intanto un colore uniforme di base. Sì, così e si va molto in questo modo più si va più veloci, sì, sì. Sì. Tanto il verso in cui lo date, il colore non ha importanza in questo momento. Ah, ecco. L'importante, sì, perché poi uno cerca di darlo in maniera uniforme, no? Sì, sì. L'importante è intanto estendere una prima mano di colore. Aspetta, sto litigando. Il più uniformemente possibile. Sì, sì, diventa molto più realistico con un'ambientazione. Sì, certo. E cambia tanto anche il disegno. Poi la cosa divertente è che siccome lo si fa sul momento, tu vedi proprio che il disegno piano piano prende una vita tutta sua e si compone davanti agli occhi dal niente. Sì, sì, quindi stupisce anche il disegnatore. Sì, talvolta sì. O comunque vengono idee nel momento in cui lo si... Esatto. Adesso abbiamo dato una prima, diciamo, mandata veloce di colore. Poi ovviamente ci potete tornare sopra piano piano per dare un'uniformità ancora più, magari in questo caso cambiando verso, inclinazione, perché così si va, diciamo, a impastare meglio il tutto. Se c'erano delle righe più evidenti, magari così un po' si nascondono. Certo. Perfetto. E poi sempre sul discorso di prima, nel momento in cui, ovviamente la parte dello sfondo io non l'ho ripassata con il pennarello, però non importa in questo momento. Si può prendere poi sempre un colore più scuro e andare a fare le ombre e le luci. Qui ha molto a gusto. Allora uno magari inizia a fare le linee che avevamo fatto prima con la matita. Sì, 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 sì. Andiamo a dare... Diventano volumi, esatto, in qualche modo. Sì. Bellissimo. Perfetto. Poi possiamo immaginare che nella parte qui dell'attaccatura sia più scuro, più in ombra, sì, 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 e che sia più luce dalla parte di Pippo, per cui magari, certo, ecco. Ottimo. Benissimo. E si va avanti così a gusto, piano piano. Perfetto. Ottimo, allora Michela, io ti ringrazio tantissimo, aspetta grazie che tolgo lo zoom e ti inquadro a dovere, passando dall'altra parte del tavolo in modo da inquadrarti meglio, e io sono davvero molto felice che tu abbia accettato di mostrarci come hai prodotto questi disegni, perché tra l'altro ieri abbiamo letto proprio uno dei fumetti di Generazione Oceano come storia della buonanotte, quindi abbiamo imparato a conoscere i personaggi che ovviamente già conoscevamo, ma nel contesto di Generazione Oceano, certo, ed è bello come questi fumetti aiutino a parlare degli argomenti così importanti di cui oggi abbiamo sentito, certo, parlare sia all'acquario che nel museo, e Roberto Danovaro che ci ha accompagnati lungo il percorso del museo. Grazie davvero, è stato un piacere conoscerti e ti faremo vedere i disegni che hanno fatto a scuola, e quindi le tante versioni di Pippo Subacqueo ti arriveranno perché te le manderemo. Perfetto, e quindi anzi invito gli insegnanti a condividere i disegni dei loro alunni, perché così li facciamo avere direttamente a Michela. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi. Allora, adesso non so se c'è Max che vedo comparire e scomparire. Facciamo una cosa, allora, restate qui, vedete per un attimo scomparire quando parte.
Penso di sì. Penso di sì. Allora, siamo di nuovo nella stessa sala dove eravamo prima e adesso però siamo in compagnia di Max, al quale do un microfono che mi ero scordato di darti, quindi scusami, te lo do in questa forma, perché ci deve rivolgere un invito. Il mio invito, un caro saluto a tutti i Coditripper da tutta Italia e vi ringrazio di questa attenzione, del Film Festival Internazionale Pianeta Mare, che si svolgerà tra poche ore qui a Napoli, nel Museo Darwin Dorn. E quindi una grandissima occasione e ci saremo anche in diretta dalla Centrale dell'Acqua di Milano, quindi anche per i nostri Coditripper e scuole che sono a Milano, domenica e sabato al Museo dell'Acqua della Centrale di Milano sarà possibile vedere dei corti da circa 22 nazioni di registi under 40. Bellissimo, e questo festival celebra un anniversario importante della stazione sì, Anton Dorn. Pensate che quest'anno è il 150° della stazione zoologica Anton Dorn, perché proprio Anton Dorn qui a Napoli trovò il luogo per affittare i primi tavoli della ricerca in tutto il mondo. In quegli stessi anni, sempre a Napoli, un francese, Etienne Jules Marais, passeggiando lungo il Golfo, tra i più belli del mondo, era rimasto innamorato dagli animali e del movimento. Cosa fece? Con le sue mani, lui era un fisiatra, non era un inventore, costruì un fucile sparafotografie e le prime immagini in movimento al mondo, prima dei fratelli Lumière, sono grazie a questo Etienne Jules Marais, che frequentò Anton Dorn, perché entrambi erano appassionati di movimento marino, e visse qui alla collina di Posillipo, e noi racconteremo per la prima volta in Italia la storia di dove è nato il cinema, il precinema, e di dove è nata la biologia moderna. E questa è una cosa affascinante. Io vorrei fare un gesto simbolico, che infilarmi questi occhialetti che regalo anche ad Alessandro. Oh, che piacere, guarda, ecco. Li gradisco tantissimo. E vi dico il perché. Quando noi nuotiamo in mare non vediamo niente, tutto opaco. La nostra empatia, il nostro amore per il mondo marino, che sia plankton, che ci permette di respirare, o sia un pesciolino, è molto più bassa. Al momento che tu metti gli occhiali, quindi un semplice gesto, e ti appare un mondo che puoi amare, se lo ami hai voglia di proteggerlo. Quindi io simbolicamente ho portato a sorpresa anche per Alessandro. Oh, ma guarda, li accetto con grandissimo piacere, davvero. Quindi invito tutti i nostri ragazzi e ragazze, perché insegnanti. È proprio l'unica cosa che mi porto dietro quando vado al mare. Per benissimo. Cui... Allora, è come se l'avessi regalato a tutti voi, perché questo semplice gesto ci permette di conoscere e vedere meglio il mondo marino, che ci permette di respirare. E poi ho anche un'altra sorpresa. Come vedete, questa è una maglietta, questi disegni sono fatti da Gaia Cairo, una ragazza di 28 anni, attivista ambientale, che ha scoperto, pensate per caso, prendendo con degli appunti dei disegni, e ha fatto questi disegni, che è la maglietta ufficiale del Film Festival, che vi faccio vedere in anteprima. Quindi tante persone. Bellissimo. E tante organizzazioni, anche questa la regalo simbolicamente a tutti voi e la regalo anche ad Alessandro. Grazie mille. Apprezzatissima, e anche tra l'altro il logo di Pianeta Mare Film Festival è bellissimo. Ecco, ci tendiamo a dire che questo logo è stato fatto, pensate, da un signore che vive in Alaska, si chiama Ray Troll ed è uno dei più grandi disegnatori e illustratori al mondo viventi. E quindi l'idea che questo Film Festival permette di raccogliere giovani che fanno con lo smartphone dei video da un minuto durante il workshop, pensate, diretti da Valerio Ferrara, che è un ragazzo di 26 anni italiano, come tutti noi, che ha vinto a Cannes quest'anno la sezione dei corti. Allora, io farei una cosa, farei vedere, se lo possiamo rimandare dall'inizio, farei vedere il trailer ufficiale, mandando anche l'audio, che è molto suggestivo, e io intanto inquadro... È stato realizzato da Patrick Troll, la musica... Questi sono trailer dei 16 film corti in concorso da 22 nazioni. Ci sono documentari scientifici, film, corti di animazione, questo è in Australia. Questo è nel paese più a sud del mondo, in Cile. Questo è un video artist russo.
Questa è una regista animatrice inglese-cinese che vive a Londra. Questo signore tedesco, il più grande fotoreporter di National Geographic, va in giro a cercare eroi del mare. Una signora a Palermo. Le luci. Questa è dalla California. Ci sono anche film italiani, corti italiani. Questo si svolge nel Golfo di Napoli. Questa è la musica di Sting. Questo è un film francese, un corto sulla biologia marina. Anche la biologia marina può essere arte, una forma di espressione del mondo marino. Questa è una fotografa di guerra norvegese che dopo la guerra si sente al sicuro solo sott'acqua. Lei qui cammina sotto una barca, una subacquea eccezionale. Bellissimo, complimenti, complimenti. Fulvia, sì. Vieni avanti anche tu perché sei stata tu a riuscire a far sì che potessimo svolgere questa mattina tutte le attività qua dentro. Max, grazie mille, anche dei regali che ho gradito tantissimo, grazie. Sì, grazie. Un po' coordinamento, no? Di tutte le attività davvero dedicate al pubblico, sono gestite appunto dalla Fondazione Dorn e come diceva Max, sostanzialmente il nostro, la nostra mission è quella di divulgare, di far conoscere a quanta più gente possibile tutto ciò che ci riguarda sostanzialmente, quindi esiste nella superficie marina e noi lo facciamo, diciamo la fondazione è nata nel 1955 e quindi è nata proprio con lo scopo di svolgere attività di sostentamento per quello che era la ricerca scientifica. Ti interrompo solo per dire che vorremmo fare anche noi un piccolo regalo a voi, cioè colorare il vostro logo. Allora, siccome vedo che tu hai un bellissimo cavalluccio marino, una sezione, sì la costo una parte di quello, esatto, allora chiederei alla regia, se possono, di mettere in grande l'immagine della silhouette del logo di uno dei, diciamo, degli animali simbolo della, della stazione Anton Dorn e chiederei a tutti i partecipanti di provare a colorarla con un puntino. Gianmarco, dai grazie. Pure tutti i puntini che vogliono. Grazie, anche perché questo cavalluccio in queste sezioni e si c'è il cavalluccio per primo preferirei il cavalluccio. Che si scompone poi andare a formare il logo delle varie strutture aperte al pubblico. Non so se avete notato, la medusa è per il museo. La stella marina per l'acquario, abbiamo la tartaruga per il Turtle Point di Portici. Ecco, queste sono quelle strutture a Napoli che la fondazione gestisce per accogliere, diciamo guidare i visitatori, per lo più giovani come voi, scolareschi, ma anche tanti turisti stranieri, non solo, ma anche cittadini, diciamo, napoletani e campani, proprio per far conoscere la ricerca scientifica svolta alla stazione zoologica. Tra due anni sarà anche il centenario dell'acquario, quindi perché insomma due anni dopo la fondazione della stazione zoologica fece nascere l'acquario pubblico proprio per tramite gli introiti delle visite per poter contribuire ancora al mantenimento di tutti gli strumenti che erano necessari all'epoca, che chiaramente erano molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo un impegno notevole per mantenere chiaramente le strutture, ma più che altro, diciamo, la volontà è proprio quella di, come diceva Max, di far conoscere il mare per amarlo, amare l'ambiente e far conoscere gli ecosistemi, la biodiversità. È fondamentale sapere che così, diciamo, ognuno di noi fa parte di una catena molto molto più grande e dobbiamo conoscere assolutamente e proteggere quello che ci, diciamo, ci fa vivere sostanzialmente. Oh, che bello, grazie! Lo potremmo mettere sul sito della fondazione in ricordo di questa giornata. Ve lo mandiamo, magari faremo una gallery. Così e allora facciamo una cosa, Gianmarco, siccome questo è venuto colorato molto bene, io direi di provarci anche con la medusa, che ne dici? Perché abbiamo okay. caricato i vostri loghi Benissimo. Per farli colorare. Sarebbe fantastico. E poi anche la stella. Allora, avete voglia di stare con noi ancora un attimo? Vi facciamo colorare anche questi, così poi li regaliamo da parte dei Cody Tripper alla stazione zoologica Anton Dorn. Vedi? Esattamente. Guarda, faccio vedere nel frattempo a Fulvia. Lo sviluppo che è stato realizzato all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, una nuova, diciamo, è nato con l'apertura dell'acquario, è tutto stato un restyling, quindi chiaramente speriamo che molti di voi potranno
potranno eventualmente raggiungerci in presenza. So che siete tantissimi. È bello pensare che tutto quello che vedi sono ditate che di bambini sullo schermo o clicca a seconda di che cosa stiano usando. Io penso sia stata una mattina particolare, comunque vissuta con tutti, diciamo, voglio dire, i protagonisti importanti di questa nazione. Roberto, esattamente. Qui. Ecco, bravo. Guarda, chiudiamo con il professor Danovaro. Insieme, guarda, se passi accanto a Fulvia, così ti inquadro bene e mi fa davvero piacere salutarti finché siamo in diretta, perché temevo che non ci fossimo intesi e che non stanno colorando con le loro ditate i loghi, i vari loghi. Quindi anche questo è venuto bene, direi di passare alla Stella Marina mentre ripasserei la parola a Roberto per salutarvi. Sì, allora intanto spero che abbiate capito quanto il mare ha bisogno di una nuova generazione oceano che sappia in qualche modo scoprire la sua bellezza e soprattutto anche proteggerlo, perché il grande messaggio che abbiamo lanciato anche con questo fumetto Disney era quello della necessità di reclutare tanti ragazzi che studiano scienze in primo luogo, sono importanti, che riconoscano e proteggano la natura e che sappiano quindi renderla un patrimonio che rimanga anche a tutti noi nel futuro. Quindi grazie a tutti e alla prossima, direi. Assolutamente, grazie, assolutamente. Noi ci torneremo, bellissimo. E spero sono proprio artisti, che torni. Che bello, bellissimo. Che tornino. Questa qua è nel frattempo la stella marina che state colorando, vedete. Sembra molto vero, assomiglia a una stella marina vera perché hanno tutti questi colori. E sono, eccole qui. Benissimo, grazie davvero ancora, grazie e a tutti i partecipanti. Dico che ci rivediamo tra un attimo per i saluti finali e i tantissimi ringraziamenti che devo fare, e quindi tra un attimo. Intanto grazie a tutti per aver partecipato.